Ciao Alessandro, bentornato. Ciao Alvin, sono venuto qui per farmi aiutare a programmare la centrale d'antifurto. Bene, ottimo, hai tutto quello che ti serve con te? Certo. Perfetto, adesso qua abbiamo allestito un impiantino su a banco. La prossima volta che ti aiuterò per telefono è opportuno che tu abbia tutte le tue configurazioni sotto mano in modo tale che non dobbiamo perdere tempo a rivedere tutto. Ok. Possiamo cominciare. Hai fatto l'apprendimento della centrale? Certo, ho già fatto l'apprendimento della centrale. Io qua, fra altre cose, ho tutti i dati che servono. Mi piacerebbe farlo con te, naturalmente. Ok, perfetto. Allora, prendi la centrale e procediamo con quanto segue. Entra nel menu della centrale. Ok, inserisco il codice. Esatto. Per entrare, poi vado alla voce manutenzione. Esattamente. Giusto? Ok. E quindi vado a apprendimento automatico? Esatto. Ok, perché ci mette così tanto? Ci mette così tanto perché la centrale sta facendo la scansione di tutti gli indirizzi disponibili sull'impianto in modo tale che l'indirizzo che effettivamente è presente risponde con un ok alla centrale. E se ho collegato male qualcosa? Allora a questo punto ti conviene entrare nel menu dispositivi e andare a fare una scansione dell'elenco in modo tale da verificare che quanto ci sia effettivamente installato sull'impianto ci sia anche nel menu dispositivi. In caso di errori la centrale mi dà qualche messaggio e poi cosa intendi per manomissione? Ma allora, in caso di problemi la centrale una volta terminato l'autoapprendimento te lo segnala quale dispositivo ha eventualmente la manomissione attiva. La manomissione attiva potrebbe essere dovuta non tanto al prodotto guasto quanto a un errore di cablaggio o a un errore di posizionamento. Quindi vorresti dire che ho fatto qualche errore? No, assolutamente no. Volevo intendere che è meglio verificare prima di tutto la corretta installazione del prodotto prima di andare a sostituire eventualmente il prodotto. Senti, ma adesso che è finita la fase di apprendimento, che cosa facciamo? A questo punto io mi trasferirei il file dalla centrale al progetto sul software in modo tale che ti faccio vedere dove andare a inserire tutti i vari parametri. Il nostro progetto sulla centrale ce lo abbiamo, adesso lo uploadiamo nel software. Perfetto. E adesso quindi? Adesso che abbiamo a software il nostro file, possiamo andare innanzitutto a rinominare le zone dell'impianto. Ok, tipo camera da letto, cucina, quelle cose. Esatto, in modo tale che l'utente finale abbia una visione completa e chiara di quello che è il suo impianto. Una volta rinominate le zone, andiamo a rinominare i singoli sensori all'interno della zona, in modo tale che l'utente possa all'interno della zona discriminare anche qual è il singolo sensore interessato dall'allarme, per esempio. Capito, quindi devo dargliela io la descrizione in modo che l'utente riconosca. Esattamente, è una descrizione puramente riferita al sensore. Perfetto. Una volta impostati i nomi alle zone e ai singoli sensori, nel menu rubrica numeri telefonici devi andare a crearti la rubrica di tutti i contatti che verranno interessati dall'allarme piuttosto che dalle segnalazioni ausiliarie che l'impianto antifurto dovrà generare. Quindi devo fare solo l'elenco? Devi solo fare l'elenco, esatto. Nome e il numero di telefono che deve essere chiamato. Va bene, quindi abbiamo finito la parte di programmazione? Esatto, queste sono quelle che possiamo definire le parti obbligatorie per la messa in funzione dell'impianto antifurto. Se vuoi ti faccio vedere anche quelle che sono le parti opzionali, nel senso che tu con il tuo utente finale valuti se programmarle o meno. Sarebbero le parti riservate, ho capito, ma mi dai una mano anche a fare queste? Dai, vediamole. Dopo aver inserito i numeri di telefono e impostato le chiamate, andiamo a programmare le chiavi di inserimento di impianto. Cosa intendi per chiavi? Sono le chiavi transponder, i telecomandi infrarosso o i codici numerici. Ho capito. In questo menu gli andiamo ad abilitare la chiave, gli specifichiamo che tipo di chiave è e gli diamo eventuali limitazioni. Limitazioni in che senso? La chiave abbiamo la possibilità di limitare all'inserimento o al disinserimento secondo dei giorni della settimana oppure delle fasce orarie. Ad esempio per la donna delle pulizie che magari viene solo martedì, abilito la sua chiave solo per il martedì? Esattamente, in modo tale che la donna delle pulizie possa disinserire o eventualmente inserire l'impianto in giorni precisi o in fasce orarie precise. E al di fuori di queste fasce orarie la chiave della donna delle pulizie non permette alcuna operazione sull'impianto. Perfetto.
Passiamo alla programmazione delle personalizzazioni. Ok. Le preferenze utente bisogna andare a specificare il codice utente, la durata dell'allarme manomissione, la durata dell'allarme intrusione ed eventuali ritardi di ingresso e di uscita. Perfetto. Le preferenze installatore gli andiamo a specificare qual è la lingua di visualizzazione menu della centrale, il codice manutenzione, il funzionamento o meno della sirena esterna, l'abilitazione o meno del thumb test, che è la comunicazione tra centrale e singoli sensori, l'impostazione master o slave dell'orologio e l'abilitazione o disabilitazione dei beep di ritardo sugli inseritori. Fino a qui è tutto chiaro. Nel menu imposta chiamate, tu devi andare ad abilitare quelle che sono le chiamate per allarme impianto, per guasto impianto, oppure per evento ausiliario, fuga gas, fuga acqua, eccetera, eccetera. Quindi posso decidere in base all'evento chi chiamare? Esatto. Andiamo ad abilitare la chiamata e andare a prelevare dalla rubrica che abbiamo fatto in precedenza il contatto da chiamare. Ma a seconda dell'evento posso decidere che chiami anche più di una persona? Sì, per ogni evento tu puoi associare fino a 4 contatti. Siamo arrivati alla definizione delle funzioni telefoniche. Devi andare a impostare quelli che sono i parametri del combinatore telefonico della centrale. Devo gestire anche queste? Sì, devi impostare quelli che sono i parametri relativi alle chiamate che la centrale fa a seguito di evento, oppure i parametri di interrogazione remota della centrale. Un'altra personalizzazione che è opportuno fare è quella relativa agli automatismi. Le vediamo insieme? Sì, vediamole insieme. Automatismi vuol dire che se tu hai un impianto domotico integrato, all'inserimento piuttosto che al disinserimento, piuttosto che all'intrusione dell'impianto antifurto, puoi associare un'altra operazione su qualunque sistema domotico che è integrato con l'antifurto. Va bene Alvin, fammi vedere cosa posso fare. Per esempio, tu puoi associare che all'allarme intrusione ti si accendano tutte le luci di casa. Scusami Alvin, che cosa sono gli scenari di parzializzazione? Gli scenari di parzializzazione sono delle parzializzazioni fisse che l'utente può andare a stabilire in modo tale da avere un inserimento personalizzato del suo impianto. Ad esempio inserire solo la zona 1 piuttosto che la zona 3? Esatto. Esempio classico è la casa su due livelli. L'utente quando esce di casa inserisce entrambi i livelli, quando va a dormire nella zona notte inserisce un solo livello. Quindi vuol dire che se scendo al primo piano a bermi una birra di notte l'impianto non mi va in allarme? Se l'impianto è inserito purtroppo suona. Senti Alvin, ma che cosa sono i comandi telefonici? I comandi telefonici sono quelli che l'utente finale può fare interagendo telefonicamente da remoto con la centrale antifurto. Che vuol dire che io telefonicamente posso far partire delle automazioni che ho programmato? Sì, allora tu telefonicamente puoi interagire o solo con l'antifurto effettuando degli inserimenti, dei disinserimenti o delle parzializzazioni, o in caso di impianto domotico integrato puoi anche interagire con tutte le funzioni domotiche. Ma quindi vuol dire che posso far sparire anche mia suocera volendo? No, adesso non esageriamo. Tramite le automazioni tu hai la possibilità di spegnere tutte le luci e chiudere tutte le finestre quando inserisci l'antifurto, o viceversa, al rientro a casa, al disinserimento, aprire tutte le finestre, far partire la diffusione sonora e eccetera. Sai che puoi anche personalizzare i messaggi telefonici? I messaggi personalizzabili sono quelli ovviamente di indirizzo e tutti quei messaggi legati agli eventi generati dall'impianto domotico. Perdonami Alvin, ma che cos'è questo protocollo? Il protocollo è la tipologia di connessione della centrale verso il mondo esterno e può essere o DTMF standard o portale MyHome oppure ADEMCO, che è la tipologia di connessione verso gli istituti di vigilanza. Ma quindi va gestito solamente se il cliente è abbonato a questo servizio? Ovviamente sì. Perfetto Alessandro, il progetto della centrale l'abbiamo fatto, lo salviamo e glielo inviamo alla centrale antifurto. Ma come faccio a inviarlo alla centrale? Devo sapere qual è la porta COM su cui è collegata? Sì, allora ti serve il cavo 3559 e tramite il menu pannello di controllo porte COM vai a visualizzare su quale porta COM viene fatto il download. Va bene, grazie Alvin. Penso che adesso posso andare avanti a finire la programmazione da solo. Perfetto, buon lavoro. Grazie.